Ancora neve in provincia di Arezzo, anche in città i fiocchi hanno iniziato a cadere di prima mattina ad imbiancare il paesaggio. All'ingresso dell'autosole ci sono messaggi per gli automobilisti per ovviamente fare la massima attenzione soprattutto verso il sud, verso la Val di Chiana, ma ci sono indicazioni di neve anche verso nord. La neve è arrivata copiosa in città intorno all'ora di pranzo, mettendo indubbiamente a disagio soprattutto le famiglie che dovevano andare a prendere i figli a scuola. Alcuni istituti, pur senza la comunicazione ufficiale del Comune di Arezzo, hanno deciso di avvisare le famiglie e far uscire i ragazzi non residenti in città. Le scuole sono invece rimaste chiuse fin dal mattino a Laterina Pergine Valdarno, Castelfranco Piandisco e Cavriglia. In 10 sono finiti al pronto soccorso per cadute. Le nevicate hanno interessato per lo più la Val di Chiana, anche qui qualche disagio al traffico e alcuni mezzi in panne. La situazione si è normalizzata intorno alle 15 quando ha smesso di nevicare a bassa quota. Neve anche sui passi montani, l'unico che per il momento rimane interdetto al traffico è quello dei Mandrioli. Le strade sono dunque tutte percorribili con dotazioni invernali, gomme termiche e catene che, ricordano dal servizio viabilità della provincia di Arezzo, sono obbligatorie. Purtroppo il 70% invece dei mezzi rimasti in panne durante questo inverno non avevano delle regolari dotazioni. Per gli amanti della neve il consiglio è di godersi in queste ore il paesaggio perché si prevede un innalzamento delle temperature e l'arrivo della pioggia.